Poche idee ma confusa. È così che il parlamentare regionale Michele Catanzaro ha commentato ieri sera le ultime dichiarazioni dell'assessore Gaetano Armao sulla vicenda Terme. Considerazione che il parlamentare Saccenza ribadisce oggi al nostro telegiornale. Non è un attacco all'assessore Armao, magari come qualcuno vuole fare apparire. Ho detto poche idee ma confuse perché abbiamo avuto la possibilità in queste settimane di incontrarci con l'assessore Armao, sia io ma anche il sindaco di Sciacca, e quindi ci sono state, come dire, dei cambi di idee da settimana a settimana. Ecco, solamente questo quello che ho voluto evidenziare, fermo restando che riconosco la grande professionalità dell'assessore Armao, dico, ho solamente detto che non possiamo continuare in questo stato sulle Terme di Sciacca. Senta, in realtà lei è andato anche oltre, sostenendo che probabilmente Armao interviene sulla base di resoconti interessati da parte dei suoi luogotenenti. Siccome ho detto che l'assessore Armao è un grande professionista, deduco che questa sua alternanza o cambio di impostazione di idea sia dovuta dal fatto che c'è qualcuno nel territorio di Sciacca che ha avuto la possibilità di governare, amministrare questa città, oggi tenta di scaricare delle responsabilità ad altri e però non ha capito e non si comprende una cosa, che Sciacca ha bisogno della riapertura delle terme e oggi non serve fare diatriba politica per scaricare responsabilità all'una o all'altra parte politica. Giusto per alimentare il fuoco delle polemiche, Michele Catanzaro questa mattina così si è espresso sui consiglieri di centrodestra al Consiglio Comunale di Sciacca. È un po' paradossale sentire che ci sono dei consiglieri di centrodestra quando alcuni di questi del centrodestra 4-5 mesi fa erano a sostegno di una candidatura con a capo Fabrizio Micari e poi oggi sono ancora tutti di centrodestra, però alcuni fanno parte con la Lorenzin che siede a Roma con il PD, quindi ci sono un po' di cose ingarbugliate, quindi prima di parlare dovrebbero un attimino fare chiarezza e capire in quale posizione stanno e dirlo alla città. Dichiarazioni che hanno generato l'immediata reazione dei consiglieri di centrodestra. Come si mette in dubbio la professionalità di un assessore regionale vicepresidente della regione che conosce a menadito la vicenda termale, perché lui stesso fu uno dei promotori delle prime iniziative che poi comunque non andarono avanti a causa di elezioni regionali di tanti anni fa? Cioè, a me stranizza che l'onorevole Catanzaro oggi, invece che dibattere su una questione che è molto più importante, ovvero quella della riapertura delle terme, che io voglio ricordare senza fare polemica, che è una chiusura comunque targata a Partito Democratico. Poi il processo amministrativo che è avvenuto dopo può essere stato in parte condiviso, non condiviso, però il PD le chiude. Oggi, pur invece che dedicarsi a trovare un modo e a interloquire con l'assessore regionale, con l'assessorato e con comunque tutte le parti politiche, perché le terme non sono targate centrodestra o centrosinistra, è un argomento che riguarda tutta l'intera città e dobbiamo volare un po' più alto rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ma la cosa che mi fa impazzire è che il suo comunicato è totalmente intrinseco di cattiveria nei confronti di una parte politica che secondo lui avrebbe condizionato l'assessore Armao nelle sue scelte e nelle sue dichiarazioni. Ma stiamo scherzando? Senta, però le dichiarazioni di Armao lasciano un po' di sconcerto, chiamiamolo così, definiamolo così. Da un lato dice all'amministrazione che è in ritardo sulla verifica della consistenza dei beni, dall'altro lato stoppa tutto perché è la regione che deve continuare ad occuparsi. E allora, la consistenza dei beni è un obbligo del quale si è fatto carico il Comune quando ha firmato quella convenzione con Baccei. Durante l'incontro che è avvenuto qualche giorno fa si è evidenziato che il Comune si è messo a disposizione. Gli amministratori locali presenti hanno ribadito che c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando e quindi di questo noi dobbiamo prendere atto, che a breve concluderà il verbale di consistenza, che in parte sarebbe già concluso, inerente probabilmente la parte dell'Auditorium di San Francesco e del Parco Termale. Quindi questo lo vedremo a breve se è vero oppure no. Quindi da un lato il Comune deve comunque farsi carico, perché lo ha materialmente detto, del verbale di consistenza. Dall'altro lato poi l'assessore Armao ribadisce che è un percorso che va fatto insieme, cioè non sta dicendo assolutamente tutto quello che noi abbiamo detto fino ad oggi è raso al suolo, anzi dobbiamo costruire un percorso comunque in sinergia. Io non immagino che il Comune di Sciacca sia nelle condizioni di poter procedere alla stesura di un bando di carattere internazionale per quanto concerne le terme senza il supporto regionale, anzi io credo che bisogna assolutamente prendere questo treno e farsi supportare dalla regione
regione, che in questo caso ha professionisti a disposizione che sicuramente possono offrire garanzie superiori. Noi non avevamo mai disdegnato la presenza della regione, mai abbiamo detto faremo tutto da soli perché siamo bravissimi, assolutamente. Quindi che si vada avanti in un percorso che sia a braccetto, e poi veramente cerchiamo di volare alto. Oggi non dobbiamo fare discussioni stile salotto da Barbara D'Urso, perché poi la politica si riduce a nulla. Noi abbiamo l'esigenza di interloquire a favore delle terme, di non farci la guerra a colpi di comunicati stampa e anche di frasi che lasciano il tempo che trovano.